Qualche giorno fa abbiamo presentato la stagione della Contrada, anzi Caterina Tosoni ha presentato la stagione, ora è la volta invece di un altro blocco importante, stiamo parlando del Teatro dell'Etale, l'Armonia insieme alla Barcaccia, insomma siete le due strutture che più operano da anni sul territorio. Allora, Presidente dell'Armonia, quest'anno c'è il ritorno nella vecchia sede storica, quindi anche gli anziani sono contenti che non devono farsi più le galoppate sui monti. Per noi è un ritorno molto molto importante, speriamo appunto di ritrovare tutto il pubblico che abbiamo lasciato là, che per ragioni di comodità aveva difficoltà a raggiungersi al Teatro di San Giovanni, quindi speriamo di rincontrarli. Senta, lei ha ringraziato molto perché mi sembra che la provincia negli scorsi anni comunque economicamente ci abbia messo del suo per poter comunque far traslocare tutto il blocco delle compagnie in un altro teatro. Sì, sicuramente da un punto di vista finanziario abbiamo avuto notevoli difficoltà, perché perdendo un terzo dei nostri abbonati siamo stati veramente in difficoltà, le compagnie hanno dovuto metterci del proprio, ma l'ospitalità della provincia è stata eccezionale, ci hanno aiutato e agevolato in tutti i modi, anche con mettendoci a disposizione nel secondo anno un mezzo pubblico che dalla barriera raggiungeva il teatro. Paolo Dal Fovo, il nuovo vicepresidente dell'Armonia, stagione come sempre ricca, quali sono quelle due o tre chicche di più, anche se è difficile perché siete in tanti, quindi non facciamo discriminazioni tra compagnie. Assolutamente, siamo in tanti, sono 10 spettacoli, inizieranno l'11 di ottobre per finire a metà marzo. E cosa dire, iniziamo con Alessio Colautti, con Trieste Mia, il nuovo allestimento su una traccia di Angelo Cecchelin, dunque una garanzia. Proseguiremo toccando tanti argomenti, musical, thriller, una commedia storica, Trieste non una guerra nel 2014, che tocca i temi drammatici della prima guerra mondiale. Allora, io parlo in Trieste, visto che parliamo di teatro dialettale, mi ha toccato, il mega tocca tutto, meno quello che io volevo, la roba degli Adams. La roba di Adams presentata dalla compagnia Tutto fa Broadway, è un musical che già dal titolo, chi non ha detto che gli Adams non erano mai a Trieste, già il titolo c'è tutto un programma. Beh, ma un'anticipazione, l'hai visto? Ho l'ordine della compagnia di star zitto, non posso anticipare niente. Questo sarà tutto esaurito, penso. Speriamo, e non solo questo. Senti, torniamo invece al discorso più serio. Vicepresidente, i presidenti e vicepresidenti di qualsiasi associazione sono quelli che hanno le rogne maggiori. In un momento in cui si taglia veramente tutto, in un momento in cui, per quanto voi, come praticamente tutti gli altri, state tenendo i prezzi degli abbonamenti fermi da 7, 8, 10 anni, però chi a casa anche quegli 8 euro, 9 euro, 7 euro, se può, se li tiene in tasca, ma per andare a mangiare. È vero, hai ragione, stiamo cercando amici, sponsor nuovi, li abbiamo trovati grazie all'inserimento nel consiglio direttivo di Nuove Forze, e questo ci fa ben sperare. E proponiamo un teatro popolare, un teatro vicino alla gente in realtà, perché è un teatro semplice, possiamo usare questo termine, ma e forse per questa qui la nostra carta vincente è i prezzi effettivamente contenuti in questo momento. Uno può decidere, vado al cinema o vado a vedere una commedia dal vivo, in diretta, un lavoro fatto con una grande, 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 grande passione. Ultima domanda, voi siete quelli che storicamente per primi avete unito varie compagnie e vi siete racchiusi sotto un unico cartello. Negli ultimi anni, anche con la riforma della provincia, si è cercato di fare queste aggregazioni che adesso sono diventate indispensabili per poter tirare avanti. Però la mia domanda è questa: visto che la tendenza in là a breve di miglioramenti non se ne parla, com'è la situazione di voi che avete già questa esperienza di essere in tanti? Cioè ce la fate o comunque continua a essere sempre più dura in ogni caso e speriamo bene per i prossimi anni? Allora, è difficile, è complicato far battere i conti, riuscire a stare nelle spese. La nostra forza è essere amatoriali. Sicuramente il mondo professionistico soffre maggiormente di questo problema. Gli ultimi tempi, gli ultimi anni ci stiamo avvicinando, stiamo creando dei piccoli avvicinamenti, piccole sinergie anche col mondo professionistico. Questo forse perché l'unione comunque fa la forza e l'unione che unisce la passione per il teatro può fare veramente la differenza.